Studente con problema di autismo, preso di mira Udine, nel mirino, la chat di classe. Ictus, terapie sempre più veloci, obiettivo del reparto di neurologia dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. A Portogruaro è inaugurato oggi il centro di procreazione medica assistita. A breve ci sarà anche la nomina del nuovo primario di ostetricia e ginecologia. Tre italiani di etnia rom arrestati dai carabinieri per furti a Gorizia e Udine. Ben ritrovati gentili telespettatori, grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva. Vi abbiamo dato i titoli principali, le notizie che andremo ovviamente a commentare nel corso di questa nuova edizione del telegiornale del Nord-Est, che si aprirà, come avete sentito, con la notizia vergognosa che arriva da Udine, perché un ragazzino, uno studente quindicenne, è stato preso di mira dai soliti bulli. E sarebbe appunto avvenuto il fatto tramite chat, tramite appunto la chat della classe. Parleremo anche di cimice asiatica, i problemi non riguardano soltanto il Friuli ma anche il vicino Veneto. Parleremo poi di sanità con l'eccellenza del nostro territorio, con l'eccellenza anche del portogruarese, ma parleremo anche di un importante convegno che si è tenuto quest'oggi. Avremo appunto anche Massimo Crapis, il nostro infettivologo. Parleremo di sanità, il buco da 60 milioni per quanto riguarda la sanità del Friuli Venezia Giulia, ma ci saranno poi anche i soliti furti, gli arresti, ci sarà saranno anche dei servizi che riguarderanno delle proteste con un sit-in con tanto di occupazione avvenuto oggi in Veneto, a Venezia. Tanti ospiti, l'attualità, la politica sempre in primo piano. Andiamo con ordine, però la domanda che abbiamo posto nell'edizione precedente è la seguente: Vajonta, 55 anni dalla tragedia, Mattarella, tante distruzioni e morti potevano essere evitate. Sei d'accordo? Sì, il 90% di voi, no, invece il restante 10%. E la notizia arriva un po', diciamo, come un fulmine a ciel sereno, anche perché lui ha fatto la storia della Lega. Stiamo parlando del senatore, stiamo parlando di Umberto Bossi, che ha chiesto i servizi sociali. Vediamo perché nella domanda poi commettiamo assieme. E vilipendio, dare del terrone, fra virgolette ovviamente, ad un'alta carica dello Stato. Siete d'accordo? Umberto Bossi ha chiesto i servizi sociali. È stata presentata oggi l'istanza per una misura alternativa al carcere, a meno di un mese dalla condanna definitiva, un anno e 15 giorni, per vilipendio al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il senatore, cioè Umberto Bossi, in un comizio del 2011, aveva apostrofato l'allora capo dello Stato col termine terun, ed era stato denunciato da un gruppo di cittadini. Nel 2015 dal Tribunale di Bergamo era arrivata la condanna in primo grado a 18 mesi di carcere, che era stata poi ridotta a Brescia nel 2017. Lo scorso fine settembre poi la Corte di Cassazione ha dichiarato rigettato il ricorso presentato dagli avvocati di Bossi e ha reso esecutiva la condanna. Quindi cosa ne pensate? È vilipendio nei confronti del capo dello Stato, di un'alta carica comunque dello Stato, dare del cosiddetto terrone? Se lo fate sapere, una curiosità ovviamente questa, sms whatsapp 393 93 24 336, la nostra email telepordenone@iol.it, ci potete come sempre vedere in diretta streaming, il sito telepordenone.tv, Facebook ed Instagram, come sempre rimangono i nostri canali social dove è possibile comunque commentare le notizie, dare appunto le vostre risposte in merito alle domande, anche insomma, perché no, contattarci. Apriamo dunque il telegiornale. Studente con problema di autismo preso di mira a Udine. Il primo servizio. Lo invitavano provocatoriamente attraverso le chat di classe a compiere atti osceni davanti ai professori come atto di coraggio. Gli hanno chiesto di visionare siti pornografici e di fare i video al docente di turno. Lo hanno fotografato con il loro smartphone e hanno pubblicato la foto. E ancora gli hanno chiesto di fumare una canna insieme. E quanto sarebbe accaduto in una scuola superiore di Udine ai danni di uno studente di 15 anni autistico verbale? La vicenda è stata denunciata dalla madre del ragazzo durante un incontro pubblico organizzato in un istituto scolastico. Per la scuola è una ragazzata, ha detto la madre. A me non pare sia il caso di minimizzare. Voglio andare in fondo a questa vicenda. Questa situazione, ha concluso la donna, unita ad altre provocazioni che lo hanno messo a dura prova, ha creato in mio figlio uno stato di forte stress. Vuole che lo vada a prendere a scuola. Ho dovuto anche rinunciare al lavoro.
Ieri sera avevamo affrontato la tematica molto delicata che riguarda la cimice asiatica, una presenza indesiderata in Friuli. Oggi l'allarme arriva dal Veneto orientale, ce la racconta Alessio Conforti. Cimici asiatiche, invasione anche nel porto gruarese. In questi giorni infatti i residenti e soprattutto aziende agricole stanno facendo i conti con il noto insetto di colore marrone e grigio segnalato in grande quantità assieme a quello autoctono di colore verde. Lo si trova nelle case, tra i balconi e le finestre, per non parlare dei danni che provoca ai frutticoltori rovinando pesche, albicocche, pere e mele, ma anche la soia. L'insetto, arrivato qualche anno fa dall'Asia, è diffuso in tutto il nord Italia. Nel porto gruarese la sua presenza non è passata inosservata un po' in tutti i comuni. Segnalazioni sono arrivate da diverse realtà dell'intero comprensorio, da chi abita in campagna, chi invece risiede vicino ai centri abitati. Ad Annone Veneto, spiega il sindaco Adato Folon, ha causato più di qualche problema ai frutteti e agli orti, ma non alla vite, visto che l'uva è già stata vendemmiata. Siamo comunque di fronte in questi giorni ad una presenza massiccia. Anche a Pramaggiore la situazione è simile, è un fenomeno molto diffuso su cui non è facile intervenire, spiega il sindaco Fausto Pivetta, perché a differenza della zanzara non è facile individuare dove prolifera l'insetto. Anche sui social network non sono mancate testimonianze e casi particolari. Ogni giorno si lamenta una signora di Annone, ne raccogliamo a decine sia in casa che fuori. Le cimici si nascondono tra le fessure delle finestre, ma anche tra le zanzariere, riuscendo ad entrare in casa. Emanano un odore sgradevole e sono difficili da debellare. In questi giorni siamo di fronte ad una vera e propria invasione. Stessa sorte anche a Gruaro, Cinto Caomaggiore e Porto Gruaro, soprattutto nelle frazioni. A preoccupare sono poi i danni al settore ortofrutticolo. Confagricoltura Veneto ha infatti incontrato nei giorni scorsi la regione per chiedere un sostegno di fronte al problema. I danni in media sono stati stimati attorno al 30%, ma con perdite anche fino al 100% in alcuni casi. Allora, cerchiamo di rimanere in tema, vedo già l'ospite di Alessio Conforti in Veneto che tra altre cose saluto l'amico Bortolussi. Alberto, con Matteo Bortolussi che è agricoltore, che da un certo punto di vista sta vivendo anche lui come tanti suoi colleghi il problema cimice asiatica. Come sta andando, che cosa avete riscontrato e soprattutto ci sono anche delle problematiche relative a prodotti che devono essere anche buttati via, Bortolussi? Ma sicuramente è un problema grave, perché comunque a livello di agricoltura fa dei danni alle piante e anche al prodotto finito. A me l'avevano segnalato quest'estate ancora alcuni amici del territorio che avevano avuto alcuni problemi nelle serre, perché appunto bucano il frutto e il frutto diventa brutto, insomma non è più commerciabile. Adesso poi si è scatenato il problema anche a livello delle abitazioni, perché le abitazioni ormai sono invase e quindi, anche essendo un insetto che è sgradevole perché emette questo odore cattivo, insomma anche nelle famiglie ci si è accorti di questo problema, che comunque, bisogna ricordarlo, non arriva solo dalla soia, ma nasce in altre piante. Il nocciolo per esempio è la pianta preferita, dove poi l'insetto deposita le uova che poi l'anno dopo nascono e si sviluppano. Nella soia vanno a nutrirsi del seme, diciamo, della soia, per poi affrontare l'inverno, quindi si riempiono di sostanza nutritiva e vanno poi a sopravvivere durante l'inverno. Però il problema non è la soia, ma nasce anche in altri prodotti ortofrutticoli, in altre piante. Secondo lei, andando avanti anche con i giorni, ci sarà un peggioramento? Perché tanta gente, insomma, anche ci chiede, ma con l'arrivo, magari con l'abbassamento delle temperature, il fenomeno diminuisce, ecco. Diciamo che nel primo periodo di freddo si avvicineranno sicuramente di più alle case, quindi saranno un problema. Possiamo magari dare un consiglio, non per le piante ma per le abitazioni: si possono trovare dei prodotti che funzionano, anche per una settimana l'insetto non si avvicina più, che sono appunto due principi attivi, la permetrina e la tetrametrina, che si possono trovare in commercio. Magari andate su internet a informarvi quale case di prodotti le producono e si possono acquistare e spruzzare, insomma, nelle abitazioni. Rimedi naturali? Rimedi naturali, ci sono degli insetti oppositori che potrebbero
diciamo, opporsi, ma ce ne sono pochi, quindi sarebbe bene che le istituzioni si impegnassero, investissero in questo settore nello sviluppo degli insetti oppositori per l'anno prossimo. Grazie, grazie a Matteo Bortolussi, linea che può tornare a Pordenone. 16 apicoltori della provincia di Udine hanno patteggiato per uso di pesticidi. Si è chiusa con 21 patteggiamenti a 7 mesi e 6 giorni di reclusione e 3.800 euro di multa per ciascun agricoltore, per un totale di 79.800 euro. L'inchiesta della Procura di Udine, che ipotizzava l'inquinamento ambientale colposo dopo la moria di api riscontrate nella campagna friulana tra le Arnie vicine ai campi di mais. L'inchiesta condotta dal PM Vivana Del Tedesco contestava ai 21 agricoltori la semina di mais preventivamente conciato con neonicotinoidi, prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura come insetticidi e antiparassitari, ma il cui impiego è vietato per la concia delle sementi per i cereali e le colture che attraggono le api. Secondo l'accusa, la moria di insetti scontrata nelle indagini rappresenta un fenomeno capace di alterare in modo irreversibile l'equilibrio ecosistemico sia della fauna che sia della flora. Parliamo adesso di ictus, di terapie sempre più veloci, la scommessa del reparto di neurologia dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. L'ictus cerebrale rappresenta nei paesi industrializzati dal punto di vista epidemiologico e per il suo impatto economico una delle più importanti problematiche sanitarie e costituisce la prima causa di invalidità permanente. In Friuli Venezia Giulia, nel 2017, i ricoveri per ictus, comprese le recidive, sono stati in AS 5 complessivamente 1000, di cui 500 nel reparto di neurologia. In Italia il costo medio dell'assistenza nei primi 6 mesi dopo l'ictus è stato calcolato di essere di circa 10.000 euro, il costo medio annuo a carico del Servizio Sanitario Nazionale è di 20.000 euro, mentre i costi medi annuali a carico della famiglia e della collettività si aggirano circa sui 30.000 euro. Anche dal punto di vista economico-sanitario, come evidenziano i costi sopra citati, trattare l'ictus in maniera precoce è quindi fondamentale. Oggi più che in passato, sottolinea Paolo Passadore, direttore della neurologia di Pordenone, disponiamo nella fase acuta di terapie che si sono dimostrate capaci di migliorare notevolmente l'esito, in termini di sopravvivenza e di disabilità di tale patologia, grazie alla possibilità di utilizzare alcuni farmaci, come i fibronolitici, che possono agire sul trombo occludente lume del vaso fino a scioglierlo completamente. La AS5 Friuli Occidentale e la Neurologia di Pordenone hanno coordinato un importante programma di formazione del personale medico infermieristico sul piano diagnostico, terapeutico, assistenziale relativo alla gestione dello stroke. Il progetto mira a far conoscere nei dettagli i percorsi sanitari che accompagnano il paziente con ictus nelle fasi pre-ospedaliera, ospedaliera e post-ospedaliera. Il programma aziendale prosegue dal 2016 e ha garantito la formazione di 1.200 operatori sanitari. Come risultato, dal 2016 ad oggi, il numero dei pazienti sottoposti a trattamento fibronolitico è più che triplicato, arrivando a circa 90 procedure l'anno. La neurologia dell'ospedale di Pordenone, in collaborazione con il Dipartimento di Emergenza e Accettazione, ha programmato un percorso di ottimizzazione della tempistica di gestione del paziente colpito da ictus e, come da indirizzo della Regione Friuli Venezia Giulia, ha aderito al progetto ANGELS. Nell'attuazione del progetto, spiega il direttore Passadore, abbiamo riunito tutte le figure sanitarie che gravitano intorno al percorso ictus, medici, infermieri, tecnici e OSS, e tutte le strutture aderenti e facenti parte del percorso ictus. Stiamo lavorando per perfezionare gli intertempi anche con un primo incontro di simulazione. Gli esperti del progetto ANGELS accompagneranno a Pordenone un paziente simulato che andranno ad esaminare con noi professionisti. Tutto il percorso intraospedaliero per capire dove agire, per migliorare i tempi di valutazione e presa in carico del paziente. E intanto a Portogruaro è stato inaugurato oggi il centro di procreazione medica assistita. A breve ci sarà anche la nomina del nuovo primario di ostetricia e ginecologia. Ai nostri microfoni Alessio Conforti ha intervistato il direttore dell'ULS 4. Sentiamo l'intervista.
Centro di procreazione medicalmente assistita all'ospedale di Porto Gruaro, un nuovo tassello per quanto concerne il nosocomio della città sulle rive dell'Emene. Direttore Bramezza, di fatto si punta con forza ad attrarre, a potenziare, ma anche ad offrire un servizio in più, e non è poco, a chi decide di avere figli ma che magari da un certo punto di vista ha delle difficoltà. Certo, da oggi avremo questo nuovo servizio a favore delle coppie che vogliono avere dei bambini, questo centro pubblico di procreazione medicamente assistita qui all'ospedale di Porto Gruaro, aperto non solo ai cittadini del Porto Guarese ma ai cittadini di tutta l'azienda ULS 4 del Veneto Orientale e anche a tutti coloro che anche da altri territori vogliono accedervi. Personale dell'ospedale, personale qualificato, personale pronto per fare in modo che sempre di più nascano bambini, bei bambini nel nostro territorio. Ecco, si punta anche al vicino pordenonese ma anche a rafforzare quella che è l'identità nel porto gruarese. A che punto siamo, direttore, con la nomina del nuovo primario? Abbiamo ricevuto 10 domande, il che vuol dire che c'è un particolare interesse da parte dei medici per assumere questo incarico del primariato di ostetricia e ginecologia qui a Porto Gruaro. Adesso la commissione sta valutando i curricula e mi presenterà una terna dalla quale entro fine anno, lo prometto, nominerò il nuovo direttore. Ecco, tornando al centro, una coppia può tranquillamente chiamare, insomma, in reparto, fissare un appuntamento e da lì ha inizio l'iter con il quale appunto questa coppia viene accompagnata dall'inizio fino alla fine. Certo, verrà preso in carico dalle nostre ostetriche, noi abbiamo puntato su questa figura professionale per la presa in carico della coppia, che verrà seguita dal momento, diciamo così, del primo approccio al nostro reparto fino alla nascita del bambino. Quindi un servizio completo, coordinato da appunto dalle ostetriche, ma che comprende molte professionalità che lavorano all'interno dell'ospedale, penso ad esempio al chirurgo, ai chirurghi, al senologo, allo psicologo, alle ostetriche stesse, al ginecologo ovviamente e all'urologo. Lui è un amico, oltre che essere un noto giurista, avvocato, professore, presidente anche di Istoria Limes, Club di Pordenone, Udine, Venezia. Ben ritrovato ovviamente al professor Guglielmo Cevolini. Grazie. Bene, per essere grazie in nostra compagnia. Le relazioni internazionali dopo la guerra fredda. Guerra fredda che ha interessato ovviamente da una parte l'ex blocco sovietico, l'altra parte gli Stati Uniti. Iniziato appunto questo conflitto a distanza negli anni 60 e poi si è protratto fino all'89. Che tra altre cose ha segnato la caduta del muro di Berlino. Ma giustamente, insomma, è giusto anche ricordare questi appuntamenti e questi appunto avvenimenti. Ecco, iniziamo un ciclo a Vittorio Veneto, venerdì 12, venerdì 19 e poi sabato 27 ottobre. È il quarto aggiornamenti sulla guerra al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. E abbiamo chiamato un docente di relazioni internazionali che ci spiegherà la situazione da un punto di vista storico dalla fine della guerra fredda ai giorni nostri. Normalmente i docenti di relazioni internazionali si concentrano sempre sul momento per loro migliore, più pacifico e tranquillo, quello della guerra fredda, e invece adesso il problema è quello di interpretare il dopo guerra fredda, cioè questa situazione di grande instabilità che abbiamo, che è accentuata da Trump, da Xi, da Putin, e quindi questa situazione cercheremo di imbrigliarla un po' con le interpretazioni del professor Antonio Varsori dell'Università di Padova, che ha scritto questo libro per il Mulino, Le relazioni internazionali dopo la guerra fredda 1989-2017. Proseguiremo poi con Vittorio Emanuele Parsi, che ci farà una specie di Francis Fukuyama dei giorni nostri, cioè ci dirà come l'ordine liberale è in crisi, cioè noi stiamo vivendo una situazione della quale anche la nostra situazione italiana è una delle bandiere, delle punte dell'iceberg, di una crisi profonda del sistema liberale, del sistema capitalista, che dopo questa crisi incredibile, che c'è questa successione di crisi incredibili, presenta delle difficoltà ad uscire, un po' per l'instabilità internazionale e un po' anche perché non c'è più una visione
né delle relazioni internazionali, né anche di cosa fare per l'economia. Stiamo danzando su un vulcano e attendiamo tutti che parta una ripresa che può sempre ripartire. Se inventiamo un telefonino che fa anche le pizze, forse tutti riparte l'economia, ma siamo nell'attesa di un Godot che non, probabilmente non arriverà, o chissà, speriamo che arrivi. Ma professore, proprio volevo ecco. Arrivare, parlava di economia, noi è da giorni che ormai parliamo di questo benedetto DEF, del documento economico finanziario, praticamente quasi fatto il Movimento 5 Stelle, la Lega è stata ad osservare, giustamente c'era un patto pre-elettorale, il cosiddetto patto con gli italiani, quindi i patti vanno rispettati, ma sono tutti contro l'Europa, i nostri paesi, addirittura ci sono ipotesi catastrofiche, qualcuno anche pensa di rivedere questo DEF, ma cos'è che non funziona? Allora, diciamo manovra? Che sicuramente il giudizio della Banca d'Italia, della Corte dei Conti, dell'Europa è un giudizio negativo. Questa è una risposta, una valutazione di tipo tradizionale che si basa ancora su quella visione un pochino per certi versi che ha nella certezza dei bilanci, nella austerità, il punto di riferimento. Poi c'è la novità, il tentativo che ha una corrente anche giuridica, io richiamavo qualche volta fa Giuseppe Guarino che diceva che dal punto di vista giuridico l'austerità prevista da Maastricht si accompagna però alla solidarietà, si accompagna alla crescita e come è un limite giuridico, sono dei limiti giuridici i limiti di Maastricht, così anche però gli obiettivi della crescita dovrebbero essere degli obiettivi giuridici, dei limiti giuridici da perseguire. E ecco, quindi questa è la novità un po' di questo governo. Nel mezzo ci sono le posizioni, per esempio, non so, di un Innocenzo Cipolletta che noi abbiamo già consultato e convocato qualche mese fa, proprio per fare queste riflessioni, dove invece molto probabilmente è giusto, sì, rompere con l'austerità perché alla fine abbiamo visto che non ha fatto migliorare la nostra economia, però ci dovrebbe essere una fase di investimenti ma modesti, di piccole cose, di un modello keynesiano minimo nel far ripartire determinate infrastrutture, nel far ripartire la manutenzione di alcune scuole, strade e così via. Che investimenti ecco, in questo DEF? Allora, qui adesso è allora, pochi, intanto è chiaro che c'è un piano B, cioè indipendentemente da quello che succederà sulla base delle istituzioni e le eventuali anche sgridate che poi vedremo non saranno poi a toni alti da parte dell'Europa. Ma a parte quello, il problema sono i mercati, cioè se lo scenario futuro fra qualche giorno sarà con uno spread al 4, supererà il 4 e così via, allora sì, anche il governo sarà costretto in realtà a manifestare il piano B, cioè un cambiamento di questo DEF che è stato un po' bocciato nei numeri da tutti, quindi c'è un piano B. Se invece non si realizzerà questo spread così alto e rimarrà la situazione così, molto probabilmente si andrà a vedere le carte, si vedrà che cosa, se questo governo riuscirà con questa nuova impostazione finanziaria giudicata negativamente da tutti i soggetti istituzionali, riuscirà a cambiare, riuscirà a svoltare un pochino la nostra economia che comunque è stata strozzata dall'austerità e quindi anche questo tentativo, ecco, è un tentativo così un po' al momento sembra dai giudizi negativi che arrivano da queste istituzioni un pochino così d'azzardo, ecco. Però teniamo presente che gli anni dell'austerità hanno veramente per il nostro paese sono stati devastanti più di altri paesi e quindi è legittimo anche questo tentativo, ecco, che vedremo, sarà corretto però certo. Se i mercati diranno 4% dello spread, 5% dello spread, allora ci sarà una correzione, indipendentemente da un po' certo. La sfrontatezza che invece si ecco, dà. Ecco professore, proprio una battuta, una chiosa finale, lei io spero che mi risponda da esperto di economia, io ho fatto una riflessione personale,
Guardando proprio il DEF emerge a chiare lettere il fatto che viene distribuita la ricchezza di un paese a chi la ricchezza non ce l'ha. Io dico, non sarebbe prima giusto creare una ricchezza che al momento non abbiamo e stagna e ferma, e poi quando abbiamo la ricchezza ridistribuirla a chi ne ha veramente bisogno? Questo è vero. Diciamo che per far ripartire l'economia nel nostro paese ci vogliono aumento di contratti a tempo indeterminato, perché così riparte l'economia, ripartono gli investimenti, la gente inizia a comprare la macchina, la lavatrice, questo, quell'altro, riparte la domanda interna. Per fare questo non c'è la bacchetta magica, e quindi, però certo le soluzioni precedenti non hanno dato risposte, cioè la precarietà anche lì dei contratti di lavoro ha fatto sempre continuare coi lavoretti, con le cose di basso profilo, senza riuscire a spingere per dei nuovi contratti a tempo indeterminato. Tria oggi, proprio oggi, sembra che abbia convocato le grandi imprese pubbliche e le grandi imprese, le grandi società private, per cercare di aggiungere ai timidi investimenti che si vedono in questo DEF anche gli investimenti privati. Ecco, questo sarebbe già una grande svolta, perché allora arriverebbero dei miliardi. Vediamo se è riuscito come un pifferaio magico ad attrarre questi finanziamenti delle nostre società, sia pubbliche che private. Intanto l'appuntamento al quale non potete sicuramente mancare è quello di venerdì 12 ottobre alle 20:30 al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, con l'amico appunto Cevolin, le relazioni internazionali dopo la guerra fredda, appunto a cura di Antonio Varsori. Ottimo, sì, è il professore dell'Università di Padova, bene. Una grande competenza. Grazie come sempre al professor Guglielmo Cevolin, presidente di Historia Limes Club di Pordenone Udine Venezia, tornerà con noi come sempre la settimana prossima. Tre italiani di etnia rom arrestati dai carabinieri per furti avvenuti tra Gorizia e Udine. Omar Costantini. Devo affittare un appartamento in questo palazzo, posso vedere com'è il suo? Con queste altre richieste inventate, quattro persone italiane di origine rom, due uomini e due donne, sarebbero riusciti a carpire la fiducia soprattutto di anziani e mettere a segno 21 colpi in Italia, tra cui due tra Gorizia e Udine. Le donne affabulavano le vittime e gli altri si impadronivano di denaro e preziosi. Tre di loro, due uomini di 38 e 20 anni e una ventenne residente a Roma, sono stati arrestati dai carabinieri di Numana della compagnia di Osimo con l'operazione Go Away, con le accuse di associazione per delinquere finalizzata ai furti e rapine, su ordine del giudice delle indagini preliminari di Ancona, Antonella Marrone, su richiesta del PM Rosario Lioniello. Un'altra donna, 19 anni, è stata denunciata per gli stessi reati. La banda, che commetteva anche furti con la classica effrazione, avrebbe racimolato un bottino superiore ai 95.000 euro. Nella scorsa legislatura, attraverso il pressing sul governo, noi siamo riusciti a salvare la prefettura di Pordenone. Oggi la giunta Fedriga vada oltre gli slogan e faccia lo stesso con la questura. A dirlo il capogruppo del Partito Democratico in Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello, commentando la situazione della questura di Pordenone. Nonostante il piano di potenziamento delle forze dell'ordine promosso dal ministro dell'interno Matteo Salvini e gli slogan riflesso della giunta Fedriga, ci accorgiamo che oltre la riduzione di 77 unità preventivati per la questura di Trieste e 15 per quella di Udine, emerge una criticità di sottorganico per la questura di Pordenone di circa 60 unità, commenta lo stesso Bolzonello. Sgombriamo il campo da ogni polemica, perché siamo di fronte a una questione di sicurezza per un intero territorio. La Polizia di Stato, così come altri corpi, deve essere supportata e messa nelle condizioni di operare al meglio. Per questo, con un atteggiamento propositivo per garantire la massima sicurezza sul territorio, invito la giunta Fedriga a portare con forza al ministero competente la situazione critica come organico della prefettura di Pordenone per ottenere le risorse che gli spettano, ha concluso proprio il capogruppo del Partito Democratico in Regione, Sergio Bolzonello. Giovanni Rampogna, il cittadino, proprio ieri sera durante il telegiornale abbiamo affrontato questa spinosa questione con il sindaco della cittadina di Cordenons, Andrea Delle Vedove, e con il nostro amico della Polizia di Stato, nonché appunto segretario della FSP, Raffaele Padrone. È emerso, oltre al dato oggettivo, appunto che la questura è sotto organico, che ci sono appunto delle grosse difficoltà proprio anche nel garantire i servizi, che purtroppo a Roma non ci ascoltano, non veniamo considerati. Qualcuno ha fatto emergere la questione, tolta la provincia, addio a tutti, ma qualcuno ha anche fatto emergere il sottoscritto,
che nonostante abbiamo mandato dei rappresentanti validi, abbiamo un sottosegretario di Stato, degli onorevoli, dei senatori, nessuno sembra aver fatto niente al momento per questo territorio per quanto riguarda la sicurezza. Qual è e dove sta l'errore secondo lei? Secondo me l'errore sta nella mancanza di volontà di affrontare il problema della sicurezza in termini politici e sociologici. Non possiamo pensare di affrontare la questione della sicurezza esclusivamente con gli arresti, con le pallottole e quant'altro. Non possiamo vincere una battaglia culturale di sicurezza. Sicurezza non significa arrestare e basta. L'arresto è ultimo fatto, è l'ultimo fatto di una seria politica sociologica. Non possiamo pensare di sconfiggere la delinquenza in questa maniera. E anche il ministro degli interni, faccia il ministro degli interni, cosa va a fare il ministro degli esteri? Il ministro degli esteri una volta, sapete chi c'era? Il ministro degli esteri una volta c'era Andreotti, niente po' di meno che Andreotti. Oggi ci troviamo di fronte a un governo che tenta e vuole dare risposte di un certo tipo tese a garantire quanto riguarda la sicurezza. Noi siamo per l'avviso dello sviluppo occupazionale, di corsi, di professionalità. Così si fa sicurezza. Non si fa sicurezza correndo dietro soltanto al delinquente. Il problema è qua che non abbiamo neanche le risorse per correre dietro. Allora, perché se mancano gli agenti non corri neanche dietro i delinquenti. Signor direttore, sulle risorse economiche, gli unici a non aver soldi sono i qui presenti, perché tutti gli altri, ricchi, dirigenti, banche, controbanche, casse di risparmio e tutto quanto, pieni di soldi sono, hanno i cavò pieni d'oro. E qua gli unici a non aver soldi sono coloro i quali vi stanno parlando e coloro i quali vi ascoltano da casa. Noi dobbiamo sfatare questa situazione che mancano soldi, che mancano soldi perché nessuno li vuol tirar fuori, perché la sicurezza a parole è di tutti. O forse perché la borghesia, la classe borghese è sparita e so c'è solo o il ricco o il povero, questa forse è un'altra... Ecco, questa è la risposta... La classe media, no? Diciamo, ecco. Una volta no? C'era la classe media, no? Il cosiddetto pseudo-borghese. Esatto. No? Che forse è sparita anche questa è classe. È sparita anche questa classe. E tutti gli altri sono tutti ricchi, sono tutti pieni di soldi, non solo, e più fanno del male alle persone e alla società, più vengono liquidate a suon di milioni di euro. Senta, ma su questa manovra finanziaria, il cosiddetto DEF, che ne abbiamo parlato anche prima col professor Cevolin, lei che tra altre cose rappresenta anche una categoria importante con quella dei pensionati, degli anziani, cosa ne pensa di questa? Poi, è giusto distribuire in questo modo le risorse, mi riferisco al reddito di cittadinanza. Certo. Non sono totalmente d'accordo sull'operazione, però un dato di fatto è certo. Il governo Monti poteva risparmiarsi questa cazzata, pardon, però doveva risparmiarsela. Colpire ancora una volta i pensionati, i poveri, i disoccupati non poteva far di peggio e quindi noi siamo per un rifacimento della situazione. Ma quindi lei per la revisione della legge Fornero o per l'abolizione della legge Fornero? Per l'abolizione della legge. Scusi, i soldi, dove li andiamo a pescare? Qua si parla... L'INPS e gli altri enti previdenziali non sono né poveri né fallimentari. Sono ricchi e lo sanno. L'INPS ha i conti che sono in profondo rosso. Prima bisogna risanare. No. Boeri sa benissimo. sì. Sa benissimo Boeri di dire un'altra anche Boeri. Boeri Rampogna ha detto che bisogna risanare i conti dell'INPS con gli immigrati. Ha detto perché no, altrimenti con i nostri ci sono i soldi. Lo conosciamo da quando era Moro, adesso è grigio e lo conosciamo ancora meglio. Lo sa benissimo che il suo istituto, il nostro istituto IMSS, non è né in povertà né in fallimento, ma è ricco per una gestione saggia,
fatta dai nostri padri e dai nostri nipoti. Quindi diciamo così, e facciamo le cose con criterio, diamo il pane a chi ha bisogno di mangiare e a coloro i quali sono ricchi e non hanno bisogno di situazioni diverse, devono arrangiarsi anche loro. E quindi? Vecchio, alza la testa, che il potere te la rompe. Tornerà con noi la settimana prossima, grazie come sempre a Giovanni Rampogni e al Cittadino. A Venezia, sala del Consiglio Comunale occupata per protesta, il tema è quello degli sfratti. Alessio Conforti, direttamente dalla del Veneto. Mattinata di protesta, quella di oggi a Venezia, nel corso della giornata internazionale Sfratti Zero. Alcuni manifestanti dell'Assemblea Sociale della Casa hanno infatti interdetto per qualche minuto l'accesso alla sala del Consiglio Comunale di Caffarsetti, manifestando contro lo spopolamento e l'arroganza delle affittanze turistiche. Venezia, si legge in un manifesto, vuole tornare a vivere. I manifestanti hanno attaccato fuori dal balcone affacciato sul Canal Grande uno striscione che riporta inoltre la scritta «Basta sfratti, qui abitiamo e qui restiamo». E all'interno della sala hanno poi disposto alcuni scatoloni simulando una situazione di trasloco. Il tema è quello del turismo di massa, ma anche quello delle affittanze selvagge delle grandi navi da crociera, per non parlare del proliferare, a detta loro, di alberghi e Airbnb. Il sindaco del capoluogo lagunare Luigi Brugnaro ha parlato attraverso un tweet. È stato un atto illegale compiuto dai soliti quattro facinorosi che pensano di tenere Venezia in ostaggio con la loro arroganza, ha twittato il sindaco. I cittadini hanno già detto basta a questi soprusi, mettetevela via, io resisterò. La situazione comunque è sempre stata sotto controllo. Dalla regia mi informano che dovremmo avere in collegamento telefonico Riccardo Riccardi, il dottor appunto Riccardo Riccardi, il vicepresidente della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia. Ci sente, dottore? Ecco, tu è caduta la linea, abbiamo festeggiato troppo. Allora io chiedo a Maurizio se riusciamo a ripristinare il collegamento telefonico, anche perché con lui dobbiamo proprio parlare di sanità e di questo buco che è emerso, tra altre cose, trapelato oggi con le notizie, un buco da 60 milioni di euro, tra altre cose il centro-sinistra adesso chiede la sua testa e le dimissioni. E vediamo appunto se riusciamo a recuperare il collegamento. Invece lui è proprio giunto così, no? Cammina facendo, era sulla strada di ritorno, ha detto vengo a trovare in studio Massimo Crapis, il nostro infettivologo. Però la faccio aspettare un attimo perché abbiamo ripristinato il collegamento con Riccardo Riccardi. Dottore, ci sente? Eccomi qua, buonasera. Ben ritrovato, grazie ovviamente per essere in nostra compagnia, anche appunto. Giustamente si parla in questi giorni della riforma sanitaria, della controriforma rispetto a quella varata nel 2014 dal governo Serracchiani. Oggi emergono dei dati inquietanti, un buco previsto appunto per la sanità, per le casse della regione da qui fino a fine anno di 60 milioni di euro. Tra le altre cose il Partito Democratico oggi tuona, chiediamo la testa di Riccardo Riccardi. Riccardo Riccardi cosa dice, cosa risponde? Non ho tempo da perdere io per rispondere a cose di questo genere. Semmai qualcuno mi dovrebbe rispondere com'è che è possibile nella semestrale di avere 60 milioni di euro che mancano e riuscire ad avere anche la faccia tosta di dire che la colpa è nostra, ma noi siamo lì da 4 mesi. Cosa vuole che le dica? Sono preoccupato a risolvere i problemi, non a correre dietro le cose che dicono questi signori del PD. Ecco, vicepresidente, questo buco, giustamente lei diceva, non è colpa nostra, siamo arrivati da qualche mese, da dove nasce? Ma guarda, intanto i dati sono da consolidare, quindi bisogna, insomma, prima di parlare, bisogna avere l'esame dettagliato dei numeri che vengono fuori. Ma dai primi calcoli è evidente, c'è un problema di rinnovamento del lavoro, c'è un problema farmaceutico. Secondo me c'è anche un tema di sottofinanziamento iniziale, perché poi chi fa i bilanci magari se ne deve andare, credo che anche quello mi fa sorridere il PD che ancora parla. Quindi è ancora un po' prematuro dare numeri precisi e individuarne le ragioni. Certo, il problema c'è e questo dimostra che, insomma, la necessità di un intervento normativo sull'assetto del sistema di governo diventa improcrastinabile.
Senta, Presidente, qual è, se c'è ovviamente, qual è la ricetta per pareggiare i conti, soprattutto per garantire una sanità migliore in regione rispetto a quella che abbiamo? Secondo me ci sono, insomma, delle risorse che vengono sprecate perché il sistema è diviso in 7-8 punti, questo è uno dei problemi. L'altro problema, secondo me, adesso io non voglio tirare delle conclusioni prima di essere entrato fino in fondo, però credo che ci sia un problema anche di sottofinanziamento iniziale. Senta Presidente, si parlava ovviamente di controriforma, di riformare proprio il sistema regionale sanitario. Quando potremo cominciare effettivamente a parlare di controriforma? Abbiamo parlato anche di questi saggi, di questa consulenza che avete avuto, di questa esposizione. Col 2019 si comincerà a ragionare in termini concreti, secondo lei? Noi abbiamo detto che nel 2018 chiuderemo la partita della governance con la nuova legge. E poi nel 2019 invece interverremo in tutti gli altri aspetti che sono poi quelli che la gente vive maggiormente, no? Quindi il tema dell'emergenza, il tema dei posti letto, il tema delle liste di attesa. Questo sarà un lavoro che proseguirà in tutto il 2019 per cercare di intervenire a migliorare le condizioni che oggi il sistema, in particolare nell'offerta meno qualificata, ha. Io ringrazio il vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia, dottore Riccardo Riccardi. Ovviamente, dottore, quando ha tempo, quando è di passaggio, venga anche nei nostri studi, saremo più che lieti appunto di averla come ospite per parlare del modello Friuli Venezia Giulia. Grazie. Ancora per essere stato in nostra compagnia. Beh, parliamo appunto passiamo dall'esperto di conti, di sanità appunto a livello regionale, quindi il cosiddetto appunto tecnico, cioè il vicepresidente della giunta, a un dottore, l'infettivologo appunto Massimo Crapis, eccellenza per quanto riguarda l'azienda sanitaria 5 del Friuli Occidentale. Altre cose, lei è dottore reduce da un convegno, si è parlato di infettivologia. Cosa possiamo trarre appunto da questo convegno che si è concluso tra altre cose da qualche minuto? Esatto, sono arrivato tardi perché è appunto appena finito. È stata una bella occasione, sono riuscito a coagulare un po' di colleghi di un certo rispetto. C'era per esempio, cito, il professor Viale di Bologna, il professor Concia di Verona, colleghi di Napoli, di Brescia, di Roma, quindi diciamo un bel parterre de rois, come si suol dire, con poi anche il nostro microbiologo e il farmacologo di Udine. Abbiamo parlato di vari temi, ci sono state sostanzialmente tre sessioni in cui abbiamo parlato, nella prima sessione di antimicrobial stewardship, cioè dell'utilizzo oculato e corretto delle terapie antibiotiche in ospedale, ma non solo in ospedale, coinvolgendo anche il territorio, perché come sappiamo una delle emergenze effettivamente ormai è l'insorgenza e lo sviluppo di batteri resistenti ai comuni antibiotici e quindi la necessità di dover usarli bene, usarli poco e bene, tra virgolette, gli antibiotici. Una seconda sessione tutta calata sul paziente più critico, quello della terapia intensiva, quello in cui bisogna investire tante risorse e il prima possibile e ovviamente quindi il meglio possibile, e poi l'ultima sessione invece più sulla, diciamo, dalla parte dei medico di medicina generale, di interesse del medico di medicina generale, tubercolosi, malattia di Lyme e emporiatria, che è un termine un po' particolare per dire la medicina dei viaggi, un po' la globalizzazione delle malattie infettive. Si è parlato di malaria, si è parlato di West Nile, di dengue, di chikungunya, cose che sembrano solo esotiche, ma in realtà, come abbiamo visto quest'anno con la West Nile, purtroppo da esotiche possono diventare anche molto locali. Direi di sì per quella che è l'epidemiologia. No, al momento è da un po' che non abbiamo il rilievo di nuovi casi da un punto di vista clinico, quindi questo fa ben sperare. Effettivamente un po' è cambiato il clima, anche se effettivamente adesso è ritornato caldo, però c'è stato un pochino di freddo e un po' di cioè si sono abbassate le temperature, un po' di pioggia, che quindi hanno limitato l'attività delle zanzare. È chiaro che le zanzare fino a novembre probabilmente ci saranno. Però devo dire la verità, probabilmente anche per l'opera di disinfestazione i casi si sono per il momento limitati. Non possiamo cantare vittoria, nel senso che
Non si può dire che saranno zero, però tutto sommato diciamo al momento non ce ne sono. Concludo dicendo il discorso del convegno. Mi piace sottolineare che hanno partecipato circa 100 persone che provenivano, 100 diciamo esperti, perché erano tutti addetti ai lavori, esatto, ovviamente era un corso di formazione, diciamo così, con ECM per addetti ai lavori, da tutta la regione e anche dal vicino Veneto. Le tre sessioni poi si concludevano con un'oretta circa di una tavola rotonda che vedeva la partecipazione, diciamo la conduzione di un infettivologo, ma la partecipazione poi di diverse figure professionali, vari colleghi e amici di Pordenone, vari primari, proprio perché l'attività dell'infettivologo, come abbiamo sempre detto, è un'attività di consulenza e di interazione, di dialogo con diverse figure professionali, perché le malattie infettive vanno a, diciamo, interessare un po' tutti gli ambiti. E devo dire la verità che sono molto soddisfatto, perché è venuto fuori un bel confronto, un bel dialogo, quindi sono contento. Senta, io mi ricordo una intervista che ho fatto recentemente con lei. Lei mi disse, me lo ricordo perfettamente, usciamo da un'emergenza, quella del West Nile, Zanzara Tigre, ci però immergiamo in un'altra che è l'influenza. Ormai insomma diciamo ci siamo, cioè nel senso ormai stiamo per entrare nel periodo quello autunnale freddo, poi c'è l'inverno, questa epidemia che potrebbe appunto scoppiare, che influenza sarà quest'anno? Ma soprattutto come faremo a difenderci? Bravo a ricordarlo, perché purtroppo fra poco comincerà. Diciamo che la stima è, che poi bisogna vedere se si realizzerà così, ma la stima è che tra metà fine dicembre cominceranno a circolare i virus, con poi un picco fisiologicamente tra gennaio e febbraio. Quest'anno in linea teorica la circolazione prevista sarà dei ceppi che erano prevalenti l'anno scorso. Quindi in linea teorica non ci aspettiamo cose diverse rispetto all'anno scorso, o meglio rispetto a quello che normalmente ci aspettiamo durante la stagione, ovvero ci saranno purtroppo dei casi gravi e dei casi potenzialmente anche mortali. Quindi, perché sottolineiamo sempre che influenza non vuol dire che è una infezione banale, è un'infezione che può risultare con condizioni molto gravi, soprattutto per chi già ha condizioni precarie di partenza. Come fare a difendersi? È sempre molto difficile, perché è un virus a trasmissione aerea, quindi il fatto di condividere spazi piccoli, il freddo aiuta per questo, non è un caso la stagionalità, perché si condividono sempre di più spazi piccoli poco aerati per il freddo. C'è però un grandissimo strumento che devo cominciare a citare, spero che non sia l'ultima volta che ci vediamo, diciamo prima della stagione influenzale, ma che ci rivedremo e riciteremo la vaccinazione antinfluenzale. Anche oggi, proprio nel convegno, ne abbiamo parlato e abbiamo fatto vedere dei dati che fanno vedere che chi si vaccina per l'influenza non solo riduce la probabilità di sviluppare l'influenza, cosa teoricamente ovvia, ma in realtà riduce la probabilità di sviluppare anche la maggior parte delle complicanze che riguardano l'influenza, in particolare la polmonite di tipo batterico. E a questo proposito cito anche la vaccinazione antipneumococcica, cioè contro quel batterio che è principale agente responsabile delle polmoniti, che possono essere anche molto gravi, che di solito si associa alla vaccinazione antinfluenzale per chi ancora non l'avesse fatto, perché poi ovviamente chi l'ha fatto invece poi ha una durata di svariati anni, perché al momento la cosa più importante è assolutamente la prevenzione. La cura non sempre c'è, quando c'è potrebbe essere comunque tardiva e non avere il risultato pieno. E quindi proprio casca a pennello, prevenire è meglio che curare, no dottore? Quindi benissimo. Se lo dice un esperto come Massimo Crapis, io sicuramente ci credo, mi raccomando. Grazie ancora dottore per essere stato in nostra compagnia. Grazie. Ci vedremo per i prossimi appuntamenti. Droghe e Bitcoin, nella vasta operazione della polizia indagati anche due trevigiani. Il servizio. Anche due giovani trevigiani sono indagati nell'ambito dell'operazione antidroga portata a termine dalla Questura di Padova. Tra questi un 21enne di Santa Bona che, secondo gli investigatori, si occupava del trasporto di sostanze stupefacenti. La Questura del capoluogo euganeo ha eseguito in totale 9 ordinanze di custodia cautelare in carcere a conclusione di un'indagine a carico di soggetti italiani ritenuti responsabili di un vasto traffico di sostanze stupefacenti di diversa natura, tutte con
connotate da un elevatissimo principio attivo. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati complessivamente 100 kg di sostanza stupefacente e 205.000 euro in contanti. L'operazione è supportata da accertamenti tecnici e condotta con l'ausilio di agenti undercover. Ha inoltre consentito di accertare che due soggetti facenti parte del sodalizio criminale reinvestivano in moneta virtuale Bitcoin i proventi della vendita di droga. Ci trasferiamo a Pordenone, parliamo di lavori in programma, sicuramente appunto tra il Beato Odorico e Viale della Libertà. Allora vediamo appunto se c'è il contributo e il servizio. A Pordenone prosegue la cosiddetta stagione dei cantieri. Diverse le opere messe in campo dal comune per ammodernare la città e le strade. Il punto sui lavori in corso ed imminente avvio lo fa l'assessore alla viabilità Cristina Amirante. È in corso in questi giorni il cantiere di realizzazione della rotatoria tra via Vallona e viale della Libertà, che cambierà e metterà in sicurezza anche quell'incrocio. Gli altri cantieri a Pordenone? È in corso il cantiere di via Cappuccini, lo sappiamo che durerà fino all'anno prossimo. Poi è in corso la realizzazione della rotatoria di via Montereale, sono andati via belli spediti, la prossima settimana cominceremo con la nuova segnalettica e quindi nel giro di un mesetto avremo completato anche quel cantiere. Partiranno le asfaltature di via Bellasio, via Pra, tanto sospirate e tanto necessarie perché la strada è in pessime condizioni, completato i lavori dell'acquedotto e dell'illuminazione pubblica, adesso possiamo finalmente asfaltare e prima di Natale partirà il cantiere nella zona 30 nella zona dell'ospedale. Tra le opere aperte c'è la riqualificazione della zona attorno alla chiesa del Beato Odorico, con la vicina roggia sistemata e ripulita dopo anni di abbandono. Siamo dinanzi ad un'opera molto importante, cioè quella di rendere visibile un'opera architettonica di pregio dell'architetto Botta, che è un elemento di vanto della nostra città, ma di rendere anche visibile la roggia che passa, che si collega al progetto del Pisus, cioè di grande ciclabilità della nostra città. Ma oltre ai lavori in corso, l'amministrazione comunale ha pianificato altri interventi. Accanto a questo partiranno altri cantieri, penso a quelli del centro, ma progressivamente, già con questo nuovo bilancio lo si vedrà, anche nei quartieri, penso all'abitato di Orai piuttosto che di Valle Noncello e l'attenzione dobbiamo avere anche a Borgo Meduna, soprattutto sulle dorsali che attraversano e che collegano Pordenone, penso a via Udine, ma via Nuove di Corvo e via Le Treviso, per queste ultime due abbiamo già stanziato i finanziamenti per le asfaltature, e cioè cantieri progressivi, penso anche a via Piave, che consentiranno nell'arco di un triennio di modificare e dare risposte ai cittadini. Rimaniamo a Pordenone, ma abbiamo l'ospite in studio, lui è Mattia Tirelli, consigliere comunale, nonché tra altre cose capogruppo. Ben ritrovato, dottore, grazie per essere buonasera in nostra compagnia. Ieri sera abbiamo dedicato ampio spazio alla querela, al dibattito anche piuttosto violento, con toni piuttosto incisivi nel corso dell'ultimo consiglio comunale. Abbiamo avuto il sindaco Ciriani, Tavella, Cristina Mirante. Io con lei però vorrei andare oltre e parlare di effettivamente cosa si è discusso nell'ultimo consiglio comunale. Intanto grazie direttore e un saluto a tutti i telespettatori. Al di là degli insulti che devo essere sincero e franco, negli ultimi consigli comunali ci sono caduti dai banchi in fondo, che sono i banchi dell'opposizione, noi siamo davanti come maggioranza e anche verso i banchi dell'amministrazione. Al di là di questo, io ormai sono al 40° consiglio direttore, ormai mi sono fatto una leggera esperienza. Sì, mi sono vaccinato. Come diceva il dottor Grappis. Esatto, mi sono vaccinato, però un atteggiamento, un clima come quello che si sta instaurando in questo periodo è un clima che parte primariamente dalla minoranza, è un clima che non va bene e che fa fatica, che diciamo opprime anche i lavori e il clima del Consiglio e poi anche i lavori. I lavori che comunque continuano, purtroppo al di là dell'episodio di cui oggi abbiamo anche letto sui giornali, pensavamo di leggere delle scuse, abbiamo letto invece delle scusanti. E tali scuse noi non le possiamo accettare. Parla del consigliere Conficoni, in questo quello che ha dato delle teste di esatto. Puntini. Noi abbiamo letto scusanti, non scuse, ma al di là di questo, la collaborazione in consiglio c'è sempre, tant'è vero che maggioranza, amministrazione e minoranza si parlano anche con un confronto molto duro, aspro a volte, ma abbiamo assistito a ordini del giorno accettati, a confronti costruttivi.
In ogni caso, all'ultimo consiglio abbiamo approvato un documento politico fondamentale per la modifica generale al piano regolatore, delle linee politiche che si innervano su una nuova concezione di come noi vogliamo vedere la città a livello urbanistico, una modularità tra verticalità e bassa edificabilità, sempre rimanendo all'interno della principio cardine del nostro programma elettorale, la difesa del suolo, il non consumo del suolo, una revisione quindi in questo ambito dei coefficienti edilizi, un nuovo piano regolatore impiantato su una grande sostenibilità ambientale e anche la flessibilità nel cambiamento delle destinazioni d'uso, soprattutto nelle aree commerciali, industriali, per favorire, come è già capitato in Interporto, nuovi insediamenti e nuovo lavoro in città. Oltre a questo, il piano delle case di riposo. La nostra concezione è quella di aumentare il numero di posti per tutti noi, perché noi in prospettiva potremmo essere ospitati in queste strutture moderne. Per cui la nostra idea è quella di aumentare i posti letti in strutture moderne. E queste sono tutte cose che sono passate al vaglio del Consiglio Comunale lunedì. Purtroppo non siamo riusciti a portare la terza delibera, che porteremo poi il 22, una delibera importante secondo noi, che è quella che poi porterà alla realizzazione finale della cicloviaria pedonale lungo il Noncello, che vada, ne avevamo parlato tante volte, direttore, in questa trasmissione sul telegiornale, che collegherà finalmente il Parco del Seminario fino a Torre e fino poi via Bellasio, rendendo poi proprio questa città unica nel suo genere, perché avrà un collegamento ciclopedonale unica. Ce ne sono poche città nel nord Italia che hanno proprio questo collegamento naturalistico, ciclopedonale, lungo il proprio fiume, ed è un percorso di svariati chilometri, che poi continuerà idealmente. Abbiamo altre opere. Sentivo adesso il sindaco che parlava di tutte le opere relative al triennio, e le cose continuano ad andare avanti nonostante questi atteggiamenti incresciosi, qui ci tengo a ribadirlo, e lo dice uno che è nuovo, tra virgolette, del mestiere, che si stanno verificando in questo preciso momento, e noi auspichiamo, come Pordenone Cambia, che questi episodi non si verifichino più, perché l'insulto diretto fuori microfono mentre si sta lavorando da ore è una cosa che non va assolutamente bene. E anche poi, ho sentito ieri, parlavamo prima, che c'era anche il collega Tavella, mette veramente in difficoltà caratteriale. Proprio ti va il sangue al cervello, no? Esattamente, alcuni colleghi che possono poi prendere per la tangente questo tipo di interventi. Questo non deve assolutamente più accadere. Grazie come sempre a Mattia Tirelli, consigliere comunale a Pordenone, tra altre cose capogruppo di maggioranza. Ci vediamo la settimana prossima per parlare appunto della situazione a Pordenone, dove sta andando questa città. Grazie ancora, dottore. Grazie. Per essere stati in nostra compagnia. Si sono ritrovati oggi pomeriggio a Casarsa della Delizia i rappresentanti delle 620 cooperative aderenti a Conf Cooperative in Friuli Venezia Giulia. Ai nostri microfoni il governatore della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Penso che debbano rappresentare un'opportunità ovviamente all'interno di regole, di rapporti condivisi con la regione, e devo dire la regione deve mettersi però a disposizione di tutte queste realtà anche per ascoltare i suggerimenti, le criticità che ci sono nei rapporti con la PA, perché credo che in questo modo possiamo crescere insieme, offrire opportunità occupazionali di crescere e di crescita a tutto il territorio regionale. E dunque penso che attraverso il dialogo possa configurarsi e trovare realizzazione quegli obiettivi che sia la regione che le stesse cooperative ci siamo dati. Un esempio su tutti sono, per esempio, per quanto riguarda l'agricoltura, abbiamo ascoltato e abbiamo già risolto i primi problemi. Penso alla questione del TSR, con un aumento di spesa di 18 milioni di euro. In 5 mesi abbiamo speso quanto l'amministrazione precedente era riuscita a spendere in 4 anni. Questa è la differenza, 18 più 18, infatti siamo a 39 milioni. La risposta, penso, alla
sovrapproduzione di uve di questa stagione che la Regione riuscì a dare risposte immediate per non rischiare di arrivare a dei problemi veri. Penso a tutta la questione dell'ente pagatore con AGEA che stiamo cercando di affrontare e di risolvere, ovviamente anche costruendo un percorso in prospettiva. Penso al nuovo PSR, ma penso anche a tutta quella cooperativa che si occupa di sociale e di sanità, che credo debba essere maggiormente coinvolta per realizzare gli obiettivi regionali. Da un consigliere comunale all'altro ci trasferiamo a San Vito al Tagliamento per Valerio Delle Fratte. Grazie dottore per essere stato in nostra compagnia e per essere appunto in nostra compagnia. Acqua Nera, che esce da dove? Che esce dai Tombini, sempre nella stessa zona di San Vito, zona centrale di San Vito. Noi come gruppo abbiamo sempre detto che le frazioni sono state trascurate, ma ci sono delle zone centrali di San Vito che sono anni che soffrono degli stessi identici problemi. In questo caso un residente ha segnalato, ed era sui giornali di oggi, la fuoriuscita di materiale di fognatura nera da alcuni tombini che poi va a finire nei fossati, nelle rogge. Sono andato per curiosità a vedere l'archivio del giornale e sono intervenuto su questa faccenda per la prima volta nel novembre del 2011. Allora, non è perché Delle Fratte è più attento di altre, Delle Fratte ha gli occhi, gli altri non ce li hanno. Chi ha occhi, chi ha orecchie per ascoltare le persone, soprattutto quelle che vivono questi disagi, e chi vuole soprattutto fare qualcosa per la comunità, parla e non ha più voglia di ascoltare sempre le solite scuse. 7 anni fa le risposte, all'epoca la fognatura nera era competenza ancora del comune, poi passò a KIBT, poi le fognature passarono a LTA, furono sempre le stesse. Adesso l'assessore risponde ancora con le stesse risposte, con le stesse promesse di valutare un piano insieme alla maggioranza e via dicendo. Ecco, credo che se sono stufo io e siamo stufi noi come gruppo consigliare, noi come gruppo di sostenitori di Amo San Vito, credo che siano molto più stufi i residenti di quella zona e di tutte le zone in cui sono anni che si portano avanti gli stessi disagi, gli stessi problemi senza trovare nessuna soluzione. Basta promesse, per favore, facciamo qualche cosa, perché le società che si devono interessare di questo sono nostre partecipate, per cui per quanto piccoli contiamo qualcosa e dobbiamo, senza andare lì col cappello in mano a chiedere per favore, a elemosinare contributi, che si facciano i lavori necessari e si risolvano definitivamente i problemi. Peraltro quella è una zona dove si vuole costruire altre case, altre abitazioni. Ci siamo già espressi a riguardo: finché non è risolto il problema delle fognature in quella zona non bisognerebbe costruire ulteriormente. Ci vediamo la settimana prossima, grazie anche al dottor Valerio Delle Fratte, consigliere comunale in quel di San Vito al Tagliamento. Ci vediamo ovviamente per i prossimi appuntamenti. Quest'oggi è stata presentata invece la stagione teatrale a Maniago a cura dell'amministrazione comunale e dell'ERT, l'ente regionale teatrale. Per noi c'era Giovanni Pacorig. Anna Olivetti, assessore alla cultura del comune di Maniago, comincia questa grande stagione teatrale. Sicuramente sì, siamo alla 19ª edizione, una stagione davvero super, con degli spettacoli direi di assoluto prestigio, con dei nomi che mai sono stati sul palco del nostro Teatro Verdi, e quindi ci aspettiamo davvero un grande successo di pubblico, direi una riconferma del nostro pubblico, un pubblico che è affezionatissimo al nostro Teatro Verdi, non solo pubblico di Maniago ma pubblico dei anche comuni vicini. Abbiamo davvero un pienone, se posso dire, dei 420 posti del nostro teatro. Lo scorso anno ne avevamo in abbonamento 392, per cui insomma vedete un po' voi come i numeri premiano la qualità del nostro lavoro. Quindi 9 spettacoli in abbonamento più altri due. Sono 9 spettacoli in abbonamento, come sempre dal Teatro Brillante, dal monologo di riflessione, esempio con Giuliana Musso, seguitissimo e apprezzatissimo l'appuntamento con la Mitteleuropa Orchestra, quest'anno dedicata al tema del rock, e poi ritorna fuori abbonamento l'operetta, perché è molto amata qui a Maniago, e quindi confidiamo veramente che anche lo spettacolo del 14 dicembre sia un tutto esaurito. Direttore, siamo a Maniago, oramai si è fatto tutta la provincia, l'ex provincia di Pordenone, è una bella soddisfazione per l'ente regionale teatrale. Sì, siamo molto soddisfatti, perché siamo soddisfatti che tutti i teatri vanno bene. Maniago è praticamente esaurito in abbonamento.
momento teniamo giusto una ventina di posti per i ragazzi di Adotto uno spettacolo, un'iniziativa molto seguita, e vengono a vedere quasi tutti gli spettacoli, quindi per loro riserviamo sempre una ventina di posti, quindi contando anche loro è esaurito già in fase di abbonamento. Quindi siamo partiti in questo lungo cammino con lei da Sacile, per quanto ci riguarda, sul territorio di Pordenone. Abbiamo toccato le cittadine della provincia più importanti e dappertutto un grande successo della vostra ideazione, della vostra organizzazione. Sì, direi di sì, direi proprio che la provincia di Pordenone è forse quella, anche altri teatri, Artegna, Codroipo ci danno grandi soddisfazioni, però nella provincia di Pordenone c'è veramente un grosso seguito e tutte, anche se sono molto vicine fra loro, vanno molto bene. Ecco, leggevo anche qua a Maniago, come anche nelle altre città citate prima, grandi nomi della commedia italiana, su tutti credo Solenghi, Lopez, insomma. Senz'altro, anche qui Solenghi, Lopez, ma apriremo con Veronica Pivetti, altro nome, con Victor Vittoria, tratto dall'omonimo film, dove lei veramente è una grandissima prova d'attrice di The Show Go, perché canta, balla, recita, e veramente lo spettacolo è un omaggio a lei, oltretutto che si adatta benissimo a questo testo che oramai è, insomma, una pietra miliare del teatro. E poi avremo invece la Mitteleuropa Orchestra. Ecco, qui c'è una particolarità: proprio Maniago da anni è in abbonamento, mentre dalle altre parti è fuori abbonamento. Qui in abbonamento abbiamo portato il concerto dei Beatles e quest'anno avremo un concerto dedicato alle musiche rock, quindi una contaminazione che prosegue, quindi dai Deep Purple, ai Doors, eccetera. Anna Maria Poggioli, vicepresidente dell'ERT e presidente della Commissione Pari Opportunità per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia, una stagione da incorniciare, quella che sta per cominciare. Ma veramente di eccezione, spettacoli in calendario che sono strepitosi e poi una novità, noi nel 2019 festeggiamo i 50 anni della nascita dell'Ente Regionale Teatrale, quindi stiamo predisponendo tutta una serie di iniziative a partire da un libro, ma non solo, e io ho l'onore di presiedere un comitato tecnico-artistico a questo scopo. Ecco, questa è una bella iniziativa, una bella notizia che diamo con grande entusiasmo, perché un anniversario così importante, ecco, intendiamo celebrarlo e onorarlo con tutto rispetto. Ecco, parliamo di questa data dedicata, anzi che sostiene ovviamente il discorso della violenza contro le donne. Sì, allora intanto devo premettere che il cartellone maniaghese è interessante e completo da questo punto di vista, proprio perché si avvale di questa collaborazione con i servizi sociali e con la Commissione regionale per le pari opportunità e anche locale alle pari opportunità, perché anche il Comune di Maniago ha una sua commissione. Si onora la figura della donna e... si celebra, se così si può dire, quella giornata che appunto ricorre il 25 novembre di ogni anno, che è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. E in occasione di questa giornata noi abbiamo programmato per il 30 novembre, lo dico perché è fuori abbonamento questo, quindi già cercherei di intercettare diciamo un pubblico di uomini e donne, perché dobbiamo lavorare insieme contro il problema della violenza sulle donne. Quindi il 30 novembre alle 21 c'è questo spettacolo di Marina Senesi, Doppio Taglio, che è stato anche proprio patrocinato qualche anno fa, quando ha debuttato, dalla Commissione Pari Opportunità della RAI. Questa ovviamente era, no, ci siamo passati il cellulare in diretta con l'amico Alvaro Cardin, perché c'è purtroppo un cedimento di un ponte in Sardegna, quindi veramente sembra che siamo nel periodo dei ponti che crollano. C'è allerta rossa, maltempo ancora allerta rossa in Sardegna, crolla un ponte a Cagliari, attese forte precipitazione anche nel nord-ovest, soprattutto Piemonte, Liguria e Lombardia, allerta gialla invece in Toscana. Queste appunto sono le notizie dell'ultima ora, poi in caso vi daremo notizie cammin facendo. Beppino Nosella, Open Sinistra Friuli Venezia Giulia, abbiamo parlato con altri appunto esponenti della politica e anche non politici di questa nuova manovra del DEF, questa manovra economica finanziaria. Le leggo le ultimissime: Salvini tria, guerra di cifre sulla flat tax, poi la pace, più rischi per le banche, confusione, troppi paletti, ecco perché il reddito di cittadinanza resta ancora un mistero.
riusciremo a venirne a capo, secondo lei? O rischiamo di sprofondare e finire appunto come qualche anno fa, eravamo appunto sull'orlo del baratro? Ma a me è fatto specie, e però mi è piaciuta le affermazioni del ministro Savona, dove dice, mi dica qualcuno perché il 2,4 non va bene o il 3 non va bene. E su questo non ha torti. Il problema è come utilizzi questi soldi. È questo che sta facendo paura ai mercati, quello che sta facendo paura alle aziende, quello che sta facendo paura ai cittadini che piano piano, secondo me, stanno capendo la grossa difficoltà. In altri ragionamenti si faceva un ragionamento molto semplice. Non puoi distribuire una ricchezza che tu non hai. Prima lo Stato dovrebbe creare la ricchezza. Il ragionamento che facevamo prima, tra le altre cose. Deve creare la ricchezza e poi può ridistribuire nei cittadini. Il reddito di cittadinanza. C'era già la REI, il reddito di inclusione. Questo reddito di inclusione aveva già un percorso con i centri per l'impiego, pertanto si stava già facendo un percorso verso questa direzione. È vero, erano solo 480 euro, di cui 240 euro potevano essere prelevati in contanti, 240 euro potevano essere utilizzati per beni di consumo. Questo poteva essere un percorso, una tappa da portare avanti, dove il governo nel frattempo organizzava tutto ciò che poteva essere messo in piedi per stimolare sia da una parte l'economia, ma soprattutto l'economia del lavoro, pertanto trovare le soluzioni dove le aziende potevano rimettersi in pista, fare degli investimenti sulle aziende, fare degli investimenti come Stato e creare così lavoro e dall'altra parte fare crescere il reddito di cittadinanza, che deve essere non un reddito di cittadinanza, ma questo un po' tutti lo stanno dicendo, non lo sto dicendo solo io, ma deve essere un reddito che ti permette, nel momento di difficoltà delle famiglie, di trovare le risorse per poter arrivare a fine mese. Senta Nosella, lei come riformerebbe i centri per l'impiego, dal momento che è un po' il tema del giorno, no? E il Movimento 5 Stelle si bea di questa riforma? Io la vedo molto dura, eh? Lei come la vede? Beh, centri per riformare delle zavorre, parliamo di zavorre di competenza della regione. I centri per l'impiego sono falliti 30 anni fa, quando sono stati trasformati, i primi centri per l'impiego erano comunali, adesso erano stati passati provinciali e il loro lavoro, seppur certosino, perché io, se parliamo del centro di impiego di Pordenone, ho grande rispetto sia delle persone che lavorano dentro e dell'operato che fanno queste persone, però hanno le mani legate. Sarebbe un sistema da dover far ripartire. Ormai i centri per l'impiego hanno una funzione che secondo me dovrebbe essere gestita in modo diverso. Il loro ruolo è stato un po' svilito negli anni e rifarlo ripartire non basta assumere delle persone o fare degli investimenti a spot, ci servirebbe veramente riformarli e secondo me costerebbe troppo. I centri per l'impiego dovrebbero essere riformati e rivalutati in un altro modo. Il governo precedente, che possa piacere o non possa piacere, aveva mandato una manovra in cui venivano investiti dei soldi a chi riqualificava i lavoratori e a chi trovava lavoro ai lavoratori. Pertanto vuol dire che si sta andando verso una direzione dei centri dell'impiego diversa da come stanno pensando da come sta pensando questo governo. Se noi guardiamo gli altri paesi europei, c'è un modo diverso di approcciare e portare il lavoratore che è uscito dal mondo del lavoro a rimetterlo dentro il mondo del lavoro. E non è mandando in pensione le persone che si apre le porte delle aziende. Le aziende hanno ancora delle sofferenze. Se non andiamo a investire nelle aziende private, dove il governo non può investire logicamente direttamente, perché questo non ce lo permette la comunità europea, ma certamente può creare degli sgravi fiscali alle aziende per poter permettere l'ingresso nel mondo del lavoro. Evitando forse anche le delocalizzazioni. Sicuramente. Per anni abbiamo investito al sud portando le aziende al sud, defiscalizzandole. Poi gli abbiamo permesso a queste aziende di liquefarsi, di andare via, di andare da altre parti. Allora bisogna fare delle leggi che siano ferme. Investi al sud, ti do dei benefici? Rimani poi al sud, non è che poi puoi tornare al nord o andare all'estero. Parlavo Nosella proprio l'altro giorno con un amico imprenditore, questo ha un'azienda nel Bresciano, quindi insomma siamo sempre nel nord, proprio nel cuore pulsante dell'economia. Ha ricevuto una proposta dalla Cina, tu delocalizzi, ci pensiamo tutto noi dopo, sì. Ti diamo anche i cash. Allora dico, ma
conviene effettivamente rimanere in Italia senza alcun tipo di incentivo. Te lo danno paesi come la Cina, ti fanno trovare la pappetta pronta e ti danno anche i cash. Beh, anche la stessa Austria qualche anno fa aveva fatto delle brochure che andava a distribuire ai nostri imprenditori locali o ai liberi professionisti. Sì, è normale che questo succeda, perché gli altri paesi sanno quanto soffrono le nostre aziende in Italia, ma soprattutto la burocrazia. La burocrazia che subiscono le aziende, ma non è dire il governo di centrosinistra o il governo di centrodestra. Questo è un problema che abbiamo sempre avuto. L'Italia vive nella burocrazia. Bene, dobbiamo iniziare a imparare, da destra a sinistra, che la burocrazia deve essere snellita. E non è che tu becchi il furbetto mettendo tanti paletti. Il furbetto comunque prima o poi trova la possibilità di scavalcare i paletti che tu, burocrazia, gli hai messo. Anche sulla pace fiscale, se posso permettermi due minuti. Io no, meno i due minuti, 30 secondi perché siamo già in chiusura, prego. Io sono d'accordo sulla pace fiscale, ma deve essere organizzata in modo che non metti la differenza tra chi paga le tasse a chi non paga le tasse. Bisogna trovare sempre il giusto metro in cui c'è la possibilità a qualcuno che ha dimostrato che non ha avuto la possibilità di pagare le tasse in quel periodo perché erano in difficoltà economica, di poter rientrare e di ricominciare il proprio percorso. Invece chi non riesce a dimostrarti questo e ti dimostra che ha vissuto una vita allegra o leggera e non ha pagato le tasse perché gli veniva comodo utilizzare i soldi in un altro modo, certo. Quello non puoi fare una pace fiscale con quella persona. Grazie come sempre. Grazie a Beppino Nosella di Open Sinistra FVG. Io mi vado da Alvaro Cardin, vivo Pordenone, grazie ovviamente per essere in nostra compagnia. Abbiamo sentito varie campane, no? Questa sera abbiamo sentito l'amico Nosella, abbiamo sentito il professor Cevolin, abbiamo sentito anche nelle precedenti edizioni un po' un purpurì di pensieri, di notizie che riguardano non soltanto appunto il DEF, ma che riguardano anche appunto la Camera di Commercio. Camera di Commercio unificata adesso Udine e Pordenone. Ieri addirittura è nata la Camera di Commercio Ombra. Ma secondo lei in che direzione stiamo andando da questo punto di vista? Ecco, la Camera di Commercio Ombra, come è stata da te definita, nascerà il giorno 19. Perché appunto l'hanno spostata in relazione anche al fatto che penso, per una ragione di opportunità e anche di buon gusto se vogliamo, proprio il giorno prima era stata realizzata la Camera di Commercio unificata con Udine. Io penso che a un certo momento questa iniziativa sia un'iniziativa che per tanti aspetti, e mi riferisco alla libera Camera di Commercio appunto, che ha dalla sua la bontà e la opportunità di mettere insieme le forze, diciamo, più rappresentative delle varie categorie economiche e delle professioni, ma non solo, anche di coloro i quali, cittadini, abbiano, diciamo così, l'interesse a mantenere vivo questo tipo di problema. E quindi sotto questo profilo io credo che sia importante anche questa iniziativa. La vedo evidentemente come un'iniziativa orientata, diciamolo pure, sul piano della comunicazione in maniera positiva. Un'altra considerazione evidentemente viene da fare, ecco, che mi trovo perfettamente d'accordo e che riguarda chiaramente l'intento, almeno così finora si è colto, di ritornare all'autonomia delle Camere di Commercio a livello regionale. Ecco, io sono perfettamente in linea da sempre, non è un segreto che appunto si pensi all'autonomia della Camera di Commercio di Pordenone, della Camera di Commercio di Udine, della Camera di Commercio di Trieste, in questo caso unificata con quella di Gorizia. C'è una tendenza evidente anche sotto altri punti di vista di fare tutto quanto questo. Non ho mai capito, devo essere sincero, perché a un certo punto c'è stata calata l'accetta a suo tempo di dire 60 Camere di Commercio a livello nazionale e non una di più. Ecco, sono quelle cose che vengono fatte, diciamo così, per dare valore più ai numeri che non alla sostanza delle cose. E quindi nella fattispecie io mi auguro che questa regione sia nelle condizioni di portare avanti risolutamente questo tipo di progetto, che è appunto di avvocare a sé l'autonomia, di dare la gestione quindi
a sua volta all'autonomia delle singole realtà delle Camere di Commercio. Quindi considero quella della Camera di Commercio, diciamo, ombra, come la definisci tu, ecco, è una, diciamo, definizione evidentemente bonaria sotto questo profetto, in profilo, ecco, e quindi io credo che sia una cosa sicuramente positiva. Nell'83-93, se non sbaglio, lei è stato sindaco del comune di Pordenone. Abbiamo assistito poi, tra altre cose, al dibattito, alla querelle che c'è stata l'altro giorno. Sono volati, io ieri sera ho detto, gli stracci, si sono insomma evocati, mi ricordo qualche consiglio, il fascismo, il ventennio e altro. Qualche appunto giorno fa dai banchi dell'opposizione sono volate parole pesanti. Quando veramente c'era la politica, si faceva politica, non si discuteva soltanto così. Beh, c'era non, questo clima. Non solo da sindaco, ma anche da assessore, da prosindaco e da presidente anche del consiglio. Sono stati, ahimè, più di 20 anni, va bene, quelli che mi hanno visto appunto impegnato nell'ambito dei vari consigli comunali. E sicuramente questo tipo di acceso modo di portare avanti le proprie istanze, ecco, non si è mai verificato. C'era una contrapposizione sicuramente, in alcuni casi anche molto vivace, c'erano, diciamo, pure anche delle iniziative estemporanee come quelle che portarono avanti a suo tempo i radicali, ecco, però devo dire francamente che non si è mai arrivati, diciamo così, a una sprezza, diciamo, dei rapporti, così come si è manifestata o si sta manifestando in questi giorni. E credo che questo però sia calato un po' dall'alto, se vogliamo, perché anche dall'alto, va bene, non è che giungano degli esempi esaltanti da questo punto di vista, anzi sono tutt'altro che esaltanti, e quindi è chiaro che anche ai livelli, diciamo così, inferiori sul piano istituzionale si esprimono, diciamo così, questo tipo di tendenze, che sono tendenze che evidentemente rappresentano non solo il buon modo di intendere i rapporti, che sono fondamentali anche in politica, certo, perché la politica è l'arte di mettere insieme le cose e anche le persone. Quindi sotto questo profilo, ecco, io mi auguro, lo dico con il cuore veramente e con profondo convincimento, che proprio incominciando da Pordenone, che tutti quanti guardiamo, alla quale guardiamo tutti quanti con grande stima e simpatia per il suo futuro, si ricomincia, diciamo così, con le buone maniere. Grazie come sempre ad Alvaro Cardin, vivo Pordenone, ci vedremo la settimana prossima. Chiudiamo con Margherita Cusin, avvocato, ben ritrovato, grazie per essere in nostra compagnia. Di cosa parliamo quest'oggi? Parliamo di divorzio, in particolare del diritto alla pensione di reversibilità a favore del coniuge cosiddetto debole. Qual è stato il quesito che è stato formulato avanti la Cassazione, che è stato risolto con sentenza del settembre 2018, 22.434. Allora, questa signora aveva perso in primo e in secondo grado, per quale motivo? Perché con il divorzio, essendo lei parte debole rispetto al marito, si era stabilito che anziché avere diritto ad un assegno di mantenimento periodico, quindi una volta al mese, un tantum al mese, lei preferiva, o comunque si erano accordati in questo modo, come? Con una tantum, quindi viene liquidata con un'unica soluzione, e quindi riceve un'unica dazione di pagamento conclusiva degli accordi. Successivamente l'ex marito muore, la signora chiede di avere diritto alla pensione di reversibilità in base a questo accordo divorzile e le viene negata. E questo viene confermato dalla Corte d'Appello, siamo a Messina, in primo grado, e dalla Corte di Appello. Cosa dice la Cassazione? Intanto la Cassazione rileva che è una questione particolarmente complicata, che era stata precedentemente decisa in senso contrario, quindi c'era un po' di confusione in Cassazione, quindi viene decisa da chi? Dalle sezioni unite. Cosa stabiliscono? Stabiliscono che effettivamente conferma quindi la decisione dei giudici di merito, e quindi coloro che, considerati coniugi deboli, hanno percepito la soluzione una tantum anziché l'assegno di mantenimento periodico mensile, non hanno diritto alla pensione di reversibilità, con la motivazione che
per avere diritto alla pensione, che ha natura assistenziale, occorre che vi sia un attuale stato di bisogno, e questo attuale stato di bisogno può essere dimostrato solo da un assegno periodico, anziché da invece una dazione, una tantum, che appunto è da considerarsi totalmente soddisfattiva dei bisogni del coniuge. È una sentenza che sicuramente fa discutere, perché effettivamente le motivazioni a favore della interessata erano appunto interessanti, soprattutto per quanto riguarda il fondamento della diversità tra appunto l'assegno di divorzio e invece la reversibilità, anche perché l'ente è diverso e quindi la pretesa era nei confronti dell'istituto previdenziale. Però tant'è, questa decisione delle sezioni unite, vedremo se più avanti verrà eventualmente, diciamo, delle sentenze in senso contrario. Vi ringrazio come sempre l'avvocato Margherita Cusin del Coda Consa del Friuli Occidentale. Vedo già in preview Alessio col suo ospite, quindi Alessio, a te il compito di chiudere questa primissima parte, a seguire l'Osmer, la borsa, tutte le altre notizie che arriveranno dalla tua redazione, da quella di Udine, e poi la serata proseguirà all'insegna dell'informazione. Sì, grazie Alberto. Con Luca Vian, che fa parte del Movimento 5 Stelle a Sanstino di Livenza, torniamo a parlare degli autovelox lungo la strada provinciale numero 59, quella che per capirci conduce a Caorle, passando tra l'altro anche da Sanstino di Livenza, ovviamente. Vian, voi come 5 Stelle avete contestato da un certo punto di vista la reintroduzione di questi rilevatori di velocità. Sì, buonasera innanzitutto. Noi abbiamo manifestato le nostre perplessità nel rilevare che da un paio di settimane sono stati reinstallati un paio di questi strumenti lungo la strada provinciale 59, perplessità che si basano sul fatto che dopo che erano stati tolti perché messi fuori uso, cosa che noi abbiamo stigmatizzato subito allora, parlo di gennaio, di inizio di quest'anno, ci aspettavamo che fossero rimessi quasi subito. Invece sono passati mesi, è arrivata la stagione estiva, quindi quella che ha portato migliaia di turisti a transitare per la strada provinciale 59, e di questi strumenti, che io non esito a definire slot machine, perché fanno tutto fuorché prevenzione e sicurezza per gli automobilisti, e lo dico a ragion veduta, mi creda. Alla fine della stagione, quando ormai i turisti non c'erano più e sono rimasti i cittadini della zona, due settimane fa più o meno sono tornate ad essere installate. Noi abbiamo contestato i tempi, chiaramente, che sono quantomeno sospetti, ma soprattutto, come abbiamo fatto anche in Consiglio Comunale nel dicembre scorso, quel tipo di strumento che, ripetiamo, messo dov'è, in mezzo al nulla, in mezzo ai campi, con un limite di velocità che è abbassato poche centinaia di metri prima, per poi tornare a essere a 90 all'ora poche centinaia di metri dopo, è sembrato quantomeno sospetto. In quell'occasione, parlo di un consiglio comunale in cui chiedemmo conto al sindaco delle cifre e delle condizioni di quella novità, le cifre furono spaventose, si parlò di centinaia di migliaia di euro di sanzioni nel giro di poco più di 2 mesi. E cosa che insomma dà ragione a chi pensa che sono state messe là per far cassa. Ecco, Vian, mi permetta la domanda, ma visto che lei da un certo punto di vista, come il gruppo ovviamente dei 5 Stelle, contesta, che soluzione secondo lei bisogna adottare? Perché è giusto anche non essere d'accordo, ma bisogna anche fare una proposta, altrimenti non si fanno passi avanti. Cosa proponete? Assolutamente. Se l'obiettivo è quello di fare sicurezza in una strada che ha visto sicuramente sinistri e criticità nel tempo, la soluzione è aumentare i controlli. La soluzione passa attraverso le persone, attraverso gli operatori di polizia, che devono fare controlli a sorpresa e devono chiaramente sanzionare chi davvero corre là. Perché così come adesso, si rallenta per i 200 metri prima, per i 200 metri dopo, e dopodiché ricomincia la Formula 1. E solamente chi è distratto casca nella trappola e paga la gabella.
questa non è sicurezza sicuramente. Rimarrete sull'argomento? Assolutamente, anche perché penso che la cosa non finirà così, insomma, ecco. Bene, staremo a vedere, ci tenga aggiornati. Sicuramente, ovviamente. Grazie a voi. Grazie, grazie a Luca Vian per essere stato con noi. Chiudiamo questa prima parte del telegiornale. Linea subito all'OSME, le nostre previsioni del tempo e dopo l'andamento borsistico, il break pubblicitario e poi ancora con l'informazione. Prima da Udine e poi si torna qui in Veneto. Restate con noi. Buonasera, buonasera a tutti. Dunque, oggi un'altra splendida giornata, cielo che è rimasto quasi ovunque sereno, anche le poche nubi e le nebbie presenti questa mattina in Valcellina e nel fondovalle tarvisiano si sono dissolte nelle prime ore del mattino. Temperature massime sono salite oggi di nuovo fino a 26 gradi, quindi temperature massime decisamente sopra media, 24-25 gradi anche sulla costa, dove ha soffiato bora per tutto il giorno, anche se bora direi debole e moderata, raffiche al massimo nelle prime ore della mattina attorno ai 50 km all'ora. Nelle prossime ore il cielo continuerà a rimanere sereno, anche questa notte, domani mattina, cielo sereno su tutta la regione, forse soltanto domani mattina qualche banco di nebbia in Valcellina e di nuovo nel fondovalle tarvisiano, ma in rapida dissoluzione. Poi nel pomeriggio di domani comincerà ad avvicinarsi un fronte che interesserà da domani e domani sera soprattutto le zone del nord-ovest, quindi Liguria, Toscana e Emilia-Romagna. Da noi arriverà soltanto a partire da domani sera un po' di nuvolosità, quindi una copertura del cielo nella notte tra giovedì e venerdì fino a venerdì mattina. Non ci aspettiamo, almeno al momento, precipitazioni sulla nostra regione. Domani continuerà a soffiare un po' di burino di primo mattino ancora sulla costa e poi dovrebbe girare di brezza nel corso del pomeriggio. Temperature simili ai valori di oggi, quindi minime in pianura attorno ai 12-13 gradi, massime sui 25-26 e sulla costa massime attorno ai 24-25. Il tempo dunque venerdì, dicevamo, forse un po' più di nuvolosità nelle prime ore del mattino, e poi di nuovo ampi rasserenamenti nel corso del pomeriggio. Nella serata di venerdì tornerà a soffiare bora, bora che sarà moderata nella giornata di sabato. È tutto, buona serata. Giro di boa settimanale senza smalto per Piazza Affari, che chiude sui nuovi minimi ad un anno e mezzo. Dopo il rimbalzo della vigilia, l'indice FTSE MIB e l'All Share hanno chiuso a meno 1,71%. E hanno pagato questa volta il violento sell-off che ha colpito lusso e auto, complici i timori sulla crescita globale, in particolare il possibile indebolimento della domanda dalla Cina. In Italia lo spread si è mantenuto sotto quota 300 punti base in attesa del voto di domani sulla DEF. Oggi l'asta dei bot ha visto i rendimenti raddoppiare alla quota 0,949%, pari al rendimento massimo da 5 anni. Indicazioni non confortanti dalla domanda, scesa ai minimi a 6 mesi. Domani test ancora più impegnativo con l'asta BTP. Ben ritrovati dunque, gentili amici e amiche, la visione all'ascolto. Continua l'informazione su TPN. Allora agevoliamo il tutto con il treno dei servizi. Nel pomeriggio di ieri il personale della Questura di Udine ha notificato al titolare di un bar in centro città la sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per una durata di 10 giorni a decorrere dalla notifica. In diversi controlli effettuati dal personale della stessa Questura negli ultimi 3 mesi nell'ambito dei servizi ordinari e non di controllo del territorio si è rilevata una costante e considerevole frequentazione da parte di persone gravate da segnalazioni di polizia e precedenti penali. Diversi inoltre gli interventi delle forze di polizia a seguito di chiamate dei cittadini per schiamazzi o musica ad alto volume, oltre agli orari consentiti, anche nei mesi precedenti. La sospensione della licenza ha lo scopo, attraverso la chiusura del locale, di impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, nonché finalità di prevenzione, e segue quelle notificate nello scorso mese ai titolari di altri 3 esercizi in Borgo Stazione. I controlli a pubblici esercizi e luoghi di aggregazione nel capoluogo friulano proseguiranno anche nelle settimane successive. Lavori di manutenzione della pavimentazione in A4 nei prossimi giorni. Il manto stradale si consuma soprattutto in prossimità di svincoli e caselli e quindi va periodicamente rifatto a seconda dell'usura. Un manto stradale in perfette condizioni è la prima garanzia di sicurezza per la percorribilità dell'autostrada.
La pianificazione di autovie venete prevede per i prossimi giorni un intervento sulle rampe di entrata e uscita ai caselli di Palmanova e Villesse, due lavori che richiederanno la chiusura di questi tratti. I lavori sono stati programmati nella notte fra giovedì 11 e venerdì 12 e fra venerdì 12 e sabato 13 ottobre. Giovedì il cantiere interesserà l'uscita e l'immissione dello svincolo di Palmanova nella carreggiata ovest in direzione Venezia. Quindi chi proviene da Trieste ed è diretto verso il capoluogo Palmarino non potrà uscire al casello, ma dovrà uscire o Villesse oppure prima a San Giorgio. Mentre se arriverà da Tarvisio potrà uscire a Udine Sud e proseguire sulla viabilità ordinaria oppure proseguire all'autostrada con uscite Villesse o San Giorgio di Nogaro. Stesse modalità per entrare. Venerdì 13 invece i lavori di risanamento delle pavimentazioni riguarderanno sia la rampa che dalla carreggiata sud della A34 porta verso la carreggiata ovest della A4 in direzione ovest, sia la rampa che dalla carreggiata est della A4 per chi proviene da Venezia porta alla carreggiata nord della A34 in direzione Gorizia. In sostanza chi proviene dal capoluogo del Friuli orientale ed è diretto verso Udine e Venezia troverà la rampa di accesso all'A4 inibita alla circolazione e dovrà proseguire per la viabilità ordinaria oppure entrare al casello di Redipuglia. Chi invece arriverà dal lato opposto non potrà uscire al casello di Villesse e accedere all'A34. Si consiglia quindi di uscire a Palmanova o Redipuglia e proseguire per la viabilità ordinaria. La chiusura in questo caso interesserà i seguenti orari, dalle 22 di venerdì alle 6 di sabato 13 ottobre. Gli agenti della polizia hanno arrestato un 37enne moldavo condannato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sabato scorso la polizia rumena ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo disposto a seguito dell'ordine di carcerazione emesso un anno fa dalla procura di Udine. Lo straniero deve scontare una pena di 3 anni, 2 mesi e 3 giorni, emessa a seguito della condanna disposta dal locale tribunale per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e resistenza al pubblico ufficiale. La condanna è stata emessa a seguito dei fatti accorsi il 13 giugno 2007, quando in Udine il soggetto veniva sorpreso a favorire il legale ingresso in Italia di 10 cittadini ucraini, trasportati su un furgone appositamente noleggiato nella nazione di origine. Nella circostanza l'uomo opponeva ferma resistenza al momento del controllo esercitato dal personale operante, cercando di allontanarsi con forza. Nella fattispecie veniva appurato che 7 persone trasportate col mezzo erano sprovviste di qualsiasi titolo per l'ingresso in Italia, mentre gli altri 3, con l'intento di porre in errore gli agenti della volante, esibivano permessi di soggiorno farlocchi. A seguito del provvedimento di condanna, le indagini condotte dalla squadra mobile di Udine, con il concorso della Direzione Centrale della Criminal Pol, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, permettevano di rintracciare il condannato in Romania, dove veniva arrestato in esito al dispositivo della Procura. Sono in corso le procedure di estradizione. Anche quest'anno è tornato Puliamo il Mondo a Gorizia, nel contesto della più vasta azione di volontariato ambientale del pianeta, che da 25 anni punta a ripulire il territorio da rifiuti abbandonati. L'iniziativa, organizzata da Lega Ambiente in collaborazione con l'assessorato all'ambiente del comune di Gorizia e il supporto di Isontina Ambiente, ha coinvolto 60 studenti della scuola primaria di Smondo e si è svolta in città fra i parchi Baiamonti e il Castello a caccia di rifiuti, facendo ovviamente la raccolta differenziata. Nonostante a Gorizia non manchino cestini, molti continuano a gettare a terra piccoli rifiuti, in un comportamento estremamente dannoso. Il caso più eclatante sono i mozziconi di sigaretta, raccolti a centinaia dagli studenti, che richiedono fino a 10 anni per degradarsi e nel frattempo rilasciano sostanze tossiche, le stesse che si inalano. Benché esistano posacenere in tutto il centro cittadino e in commercio si trovino anche porta mozziconi da tasca. Ma non sono mancate bottigliette di plastica, vetro e lattine abbandonate, soprattutto nel parco del Castello, per un totale di 10 sacchi di medie dimensioni. Per questo, attraverso Puliamo il Mondo, si vuole educare le nuove generazioni a prendersi cura di un pianeta sempre più malato, ma nella speranza che le cose possano migliorare. Non ci sono ultimissime, dunque chiudiamo qui la pagina informativa dedicata al Friuli Venezia Giulia, break pubblicitario e poi, come sempre, le ultimissime dal Veneto.
Bentrovati dunque, continua l'informazione in apertura. Prima di passare al Veneto, dalla provincia di Udine, un'ultimissima che ci arriva proprio in questi minuti, incendio verso le 19 all'interno del dismesso complesso della già cartiera Romanello di Basaldella di Campoformido. Diverse le squadre dei vigili del fuoco al lavoro, in corso in questi istanti la bonifica e la messa in sicurezza del capannone colpito dalle fiamme. Un vasto rogo le cui nubi si sono levate al cielo e che hanno creato anche da un certo punto di vista delle apprensioni un po' in tutta la popolazione. I vigili del fuoco sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme, come detto, mettendo in sicurezza la struttura. È iniziata proprio da poco anche la conta dei danni. Comunque forze dell'ordine ancora sul posto per ovviamente scongiurare ogni pericolo ed effettuare poi i rilievi di legge. Ancora dalla provincia di Udine, perché un importantissimo convegno si è svolto ed è terminato proprio nel tardo pomeriggio in quel di Latisana per quanto concerne il rischio idraulico sul basso Tagliamento e Livenza. Nel comune dell'Udinese, un incontro a cui hanno preso parte alla presenza del capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Angelo Borrelli, le regioni Friuli, Venezia Giulia e i comuni interessati, oltre ovviamente alla regione del Veneto, i comuni interessati alle problematiche di natura idraulica collegate al basso Tagliamento e al Livenza. Sul piano delle mitigazioni del rischio idraulico, come Veneto, ha detto l'assessore Giampaolo Bottacin, siamo in campo con moltissimi interventi e lo abbiamo fatto sempre utilizzando come base elementi e studi tecnici che non possono essere lasciati al caso. Sempre l'assessore Bottacin coglie l'occasione per annunciare di come stia per partire un bacino di laminazione da circa 25 milioni di metri cubi d'acqua. È stata affrontata, ha detto, in maniera molto precisa la problematica relativa al Tagliamento ma anche al Livenza. Dunque forte sempre l'attenzione dal punto di vista del rischio idraulico a cavallo tra le due regioni, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Referendum il 16 dicembre, in 26 comuni veneti si voterà per la fusione, quindi la nascita di 10 nuove realtà, lo annuncia il vicepresidente della regione stessa Gianluca Forcolin, secondo il quale se la consultazione referendaria avrà esito positivo nasceranno in Veneto 10 nuovi comuni e il numero di amministrazioni passerà da 571 a 555, tante le realtà appunto un po' da tutta la regione. Un tavolo di lavoro per combattere gli alieni, i cosiddetti alieni in campo agricolo. Abbiamo già parlato della cimice asiatica nel corso della nostra pagina generale. Sentiamo un focus di Veneto Agricoltura. Gli attacchi alieni che il settore ortofrutticolo veneto sta subendo in questo periodo sono il segnale che, seppur esso continui ad essere una delle punte di diamante su base nazionale, è necessario continuare ad operare nella direzione dell'innovazione e della ricerca. È già perché le cimici asiatiche, i moscerini, due delle tante novità che hanno messo sotto scacco le nostre colture, sono extracontinentali ed ecco perché aliene. Lo fa sapere Veneto Agricoltura, che ha ospitato il nuovo tavolo dell'ortofrutta Veneto indetto dalla regione e dalla sua agenzia per l'innovazione nel settore primario, con l'intento di ottimizzare e sinergizzare i soggetti della filiera, la ricerca, i produttori e la commercializzazione. Del resto, il settore è tra i più interessanti dal punto di vista economico, capace di produrre un valore di quasi un miliardo di euro. Ecco alcuni numeri significativi: superficie a colture orticole in Veneto nel 2017, circa 27.600 ettari, più 1% rispetto al 2016, di cui circa il 75% in campo aperto. Per il resto le superfici coltivate a piante da tubero, patata comune e patata dolce, sono state 3.100 ha, più 5%, mentre le orticole in serra sono stimate a circa 4.000.
Il valore della produzione di patate e ortaggi è stato pari a circa 600 milioni di euro, più 5% sul 2016. Il radicchio, con circa 7.500 ettari, è la prima coltura orticola, occupando il 27% degli investimenti regionali. L'export del Veneto di ortaggi e legumi, secondo la banca dati CoeWeb dell'Istat, ha raggiunto nel 2017 i 391 milioni di euro. È stata integrata con ulteriori 2,4 milioni di euro da parte della Regione la dotazione finanziaria complessiva del bando 2019 per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti in modo da dare risposta a tutte le domande pervenute a primavera. La Regione fa sapere che le ulteriori risorse messe a disposizione sono state ripartite con 1 milione di euro a valere sulla misura ristrutturale e la riconversione dei vigneti, oltre 670 mila euro a valere sulla misura della vendemmia verde e oltre 730 mila euro a valere sulla misura investimenti del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Sandona di Piave, è positivo il bilancio al termine della fiera campionaria, è Ascom Confcommercio che traccia un bilancio appunto, tanti visitatori, ottimi contatti e un successo che appunto riguarda questa edizione del 2018. Il numero dei visitatori si è consolidata alla grande affluenza, leggera flessione nella giornata di sabato a causa delle condizioni meteo, poi grande recupero di domenica e la conferma di lunedì, siamo nell'ordine degli oltre 90.000 appunto visitatori. Oggi a Portogruaro è inaugurato il nuovo centro di procreazione medicalmente assistita del Veneto orientale, il primo e unico del Veneto orientale. Allora sentiamo nel servizio il dottor Rosario Pignalosa, che è il coordinatore di questo centro, che ci spiega proprio tecnicamente come funzionerà. È dedicato a tutte quelle coppie che faticano a procreare. Sentiamo i particolari. Rosario Pignalosa, responsabile del nuovo centro di procreazione medicalmente assistita. Ecco, tecnicamente, dottore, come funziona? La coppia telefona e da un certo punto di vista viene accompagnata in quello che è tutto l'iter, no? Per chi può avere delle difficoltà a procreare, oggi a Portogruaro nasce un qualcosa di importante. Qual è, da un certo punto di vista, l'iter? Allora, il percorso che viene attivato è un percorso essenzialmente di salute riproduttiva. Attraverso delle indagini noi andiamo a screenare il cosiddetto benessere riproduttivo di entrambi i componenti della coppia. È un lavoro multidisciplinare con due equip in cui interverranno diversi specialisti. E il nostro scopo è quello poi di screenare questa benessere riproduttivo di entrambe le persone, di entrambe i componenti della coppia e poi permettere anche un trattamento ambulatoriale di cosiddetto primo livello. È un primo passo per provare a far aumentare la natalità. Ecco, in un momento in cui non solo in Veneto ma in tutta Italia si fa fatica ad aver figli, l'età media si è alzata. Esatto, l'età è il principale fattore che determina questa difficoltà nella procreazione. Se noi pensiamo che l'età a cui la donna arriva al primo parto è di 32-33 anni e se poi pensiamo che fra i 36 e i 39 anni soltanto un 20% riesce a procreare in maniera naturale, è chiaro che è la prima causa di difficoltà. Si può, dottore, accedere al servizio con una semplice impegnativa del medico, se non erro? Assolutamente, noi siamo un centro pubblico e quindi basta un'impegnativa del medico, dopo noi partiremo con tutta una serie di impegnative per andare a screenare questa, come dicevo prima, il benessere quindi del riproduttivo di entrambi i componenti della coppia.
Chiudiamo con un'ultima notizia da Portogruaro, presentato oggi Ettore il riccio viaggiatore, un'avventura a Venezia, al via l'attività didattica con 600 alunni delle primarie e 6 classi del liceo 25 aprile della città sulle rive dell'Emene. Si è svolta questa mattina presso la sala del caminetto della villa comunale la conferenza stampa di presentazione del libro illustrato Ettore il riccio viaggiatore, un'avventura a Venezia, il secondo volume di una collana dedicata alle più importanti città d'arte italiana, fortemente voluta e promossa dal centro commerciale Adriatico 2 di Portogruaro. Tanti, come vedete dalle immagini girate questa mattina, i bambini presenti appunto alla conferenza stampa. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo, buon proseguimento sempre con la nostra programmazione, arrivederci. Giovedì, nuvolosità in aumento da ovest, fino a cielo nuvoloso ovunque entro il primo pomeriggio. Precipitazioni nella prima parte di giornata, probabilità bassa 5-25% per modeste piogge locali sulle zone sud-occidentali. Dal pomeriggio andando a sud-ovest verso nord-est, probabilità da medio-bassa 25-50% a bassa 5-25% per modeste piogge da sparsi a locali. Temperature rispetto a mercoledì fino al primo mattino saranno senza variazioni di rilievo e sopra la media in modo leggero o moderato, poi in calo anche sensibile e nella norma. Venti deboli o moderati sulla pianura da nord-est, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da sud-ovest, mare poco mosso.